Allora, buonasera, ancora una partita vinta col minimo scarto, senza però rischiare molto nel secondo tempo. Nel secondo tempo. Sì, questa io la partita che io temevo molto questa. Primo perché l'avversario aveva fatto egregie cose fuori casa, quindi ha fatto un ottimo percorso. E dopo un buon inizio, che non ha portato però alla raccolta di nulla, poi non abbiamo fatto benino nel primo tempo dalla metà in giù, secondo me un po' meglio, anche se andando a cercare il pelo dell'uomo può pesare, è che abbiamo tante opportunità per andare a chiudere la partita e praticamente l'abbiamo depauperato in volo. Come mai il cambio a metà, Nicolò Viso? Perché vedo che sembra in un certo momento che non cambio, perché mi pare per quello che ho fatto. Infatti dopo non lo capire la loro azione. Però la situazione è semplice, in quel momento sono cambiato, vuol dire che non andava bene. Poi a volte si cambia in bene, a volte si cambia in peggio, a volte non ho sfera di cristallo. In quel momento la mia mediana non mi soddisfava né per qualità né per quantità, quindi ho deciso di cambiare. Tra l'altro subito, anche dopo una mezz'oretta, hai detto subito al cittadino lo video di andarsi a cambiare. Ma se visto? Sì, sì. Hai fatto così? Non ero contento. Infatti. Non ero anche contento. Noi. Sono 20 minuti. Anche noi. 20-25 minuti. Sì, dopo un buon inizio, che però non ha portato a vantaggio, abbiamo perso precisione, abbiamo perso distanze, andavamo sempre a tamponare gli avversari, portavamo troppo la palla e in quel momento, siccome la zona nevralgica, certe letture sempre la metà campo, dal campo non mi soddisfava e ho cambiato. E poi quando si vince si cambia in bene, ma si perde per bene. Secondo me, ripeto, si poteva far meglio, però oggi l'ho già detto, non oggi, l'ho già detto già due giorni. La partita era molto pericolosa per noi, perché l'avversario c'è, aveva un percorso, soprattutto in trasferta, performante, e la gara si stava incanalando in, secondo me, in binari pericolosi. Quando tu inizi, fai due champagne, due, tre opportunità e 0-0, e poi sullo 0-0 abbiamo regalato un'opportunità da rete agli avversari e è stato bravo il nostro portiere, ci ha tenuto in piedi, se la palla va dentro è un'altra partita. E quindi la gestione della gara a metà campo non era performante. La cosa strana è che rispetto all'ultima partita, con gli stessi uomini, fermi sul campo, con pochissimi che accorciavano, che si proponevano, li ho visti fermi. Soprattutto si sta spaccando la squadra. Sì. No, lunga. 5 che attaccavano e 5 che difendevano. Non c'era raccolta a metà, non c'era precisione, vedevo tanti miei calciatori che portavano palla. Parecchie palle perse. L'avversario invece aveva un'identità, era abbastanza chiuso e poi si riproponeva in situazioni pericolose, anche perché c'è da non dimenticare, l'avversario ha calciatori bravi tecnicamente, ha una grande compattezza, ha dei ragazzi con ottime gambe e bisogna andare a vedere, no adesso, prima, il percorso che la Gianni Armini ha fatto fuori casa e quindi ho ritenuto opportuno di cambiare. Poi la gestione del secondo tempo è stata buona, ma la partita è una squadra che vuole ambire a qualche cosa di importante, deve chiudere. Noi siamo partiti 2-3 volte e non siamo neanche arrivati a concludere. Quindi questo è il pelo nell'uovo, a volte è nell'uovo la differenza, qua è questione di sfumature. Mister, se dovessimo fare una classifica da quando lei ha il comando dell'Alessandria da Calcio, sarebbe da solo in prima in vetta alla Lega Pro. No, ma non è così, questa anche adesso. Non siamo primi e io ho già detto che la classifica non conta, al 20
8 dal 28 di novembre la classifica. No, l'ho detto in tempi non sospetti. Guardiamola dopo Pasqua. Dopo Pasqua, se sei lì davanti, ha un significato diverso. Quindi va bene così, archiviamo la partita, dovremmo cercare un recupero importante perché noi abbiamo molti impegni. Mercoledì giochiamo, lunedì giochiamo, mercoledì giochiamo, domenica giochiamo. Quindi queste sono le prossime due settimane che ci aspettano. Ho bisogno della completa e totale disponibilità della rosa. Speriamo che tutti stiano benino perché in questi casi bisogna giocare, scaricare, rifinire, rigiocare. Non abbiamo tempo per allenarci. Quindi giochiamo sempre. E quindi secondo me è un bene. Però a volte bisogna essere certosini nel cercare di dire ai ragazzi che è fondamentale in questo momento non il lavoro ma il recupero. Come recuperiamo? Beh, adesso appunto accennato lei l'impegno di mercoledì a Palermo, come lo affronterete? Ha detto, lei prima della partita diceva guai a pensarci prima della Gianna, giustamente. Ora che questa partita è archiviata? Cerchiamo di andare a Palermo per vincere. Cioè, giocherai con la formazione migliore oppure? Insomma, io una volta è stata fatta la stessa domanda. Se oggi gioco, mercoledì gioco, io cerco di mettere in campo la formazione migliore, anche se metto della gente che non gioca perché avrà motivazioni, avrà tante situazioni da mettere in campo, da spendere. Se un mio compagno ha giocato due giorni prima o tre giorni prima, sarà più pronto e più fresco, almeno a livello atletico, quell'altro, io ci metterei di più, avrà molte più motivazioni da spendere. Non gioco, di solito, quando non gioco vorrei vendere a gara la pelle e vorrei fare una prestazione all'altezza perché la competitività della rosa aumenta anche la competitività della squadra. Quindi la competizione fra sana e pulita fra la nostra rosa potrebbe portare a beneficio alla squadra che di solito mi insegna, a me il calcio mi ha insegnato questo, quando c'è una sana competizione all'interno la competitività della formazione va bene, andiamo a Palermo, non c'è bisogno di soldi. Due regolie di differenza, non so, però palla centro 0-0 e 0-0 andiamo a cercare di vincere. Torniamo un attimo a Fischnaller. Lei la settimana scorsa. Io non amo parlare dei singoli, quindi non è dice Fischnaller, io parlo della squadra. No, però lei l'altra volta parlava appunto di metterlo nella condizione di essere più pericoloso sotto porta. Penso abbia avuto opportunità oggi. Quindi. Penso di sì. Beh, io penso che tutti abbiamo avuto delle buone opportunità oggi per poter fare gol sia agli avanti sia a metà. Io penso che il compito fondamentale dell'allenatore è mettere nelle condizioni un calciatore di rappresentarsi al meglio. Quando si rappresenta al meglio rappresenta la squadra. Cercheremo di andare anche a giocare un calcio dove c'è anche il cognome sulla maglietta, la massima rappresentazione, come se tu esci da qua c'è la maglietta col tuo nome. Rappresenti da solo e quindi penso che sia importante non solo per Fischnaller ma per tutti prendersi un margine, vedere un po' meglio la propria carriera, vedere un po' meglio i propri obiettivi, ma non per Fischnaller, per tutti. Io penso che uno sportivo deve pensare necessariamente così, nessuno parte per essere un giocatore di io ambisco al massimo, per colpire la luna io miro le stelle. Non guardiamo la classifica, ma per qualche ora siamo in testa, fino alla partita stasera. Quando lei è arrivato, questo gruppo era in difficoltà. Cosa è scattato secondo lei in questa settimana? Cosa è cambiato? Penso una squadra che va. Penso che il rapporto tra le persone deve avere onestà, deve avere rispetto del ruolo e poi merito. Anche se il contesto nostro non riconosce tanto il merito, perché se parlo già con mio figlio, mi dice che arrivano i raccomandati nella vita. Bene, il calcio penso sia una delle espressioni più pulite per rappresentare, non c'è raccomandazione, se tu vai dentro l'arena e dimostri di essere più forte, vieni fuori con tutti gli scarpi, sta tranquillo, che se sei bravo, cioè non ho mai visto allenatori o
calcio dei calciatori, secondo me. Cioè, cominciamo nelle divagazioni. Il calcio è stato, è e sarà sempre dei calciatori, aggiungo io, bravi. Cosa vuoi che cambia? Oh, i meriti sono pochi. Io penso in più i meriti loro. La gestione degli uomini però è decisamente cambiata. C'è chi dice che Ragucci gli è entrato nella testa. È vero, mi pare. No, io penso che dipenda sempre da ognuno di noi. Io penso che ognuno di noi decide quello che vuole essere nella vita.